Che figlio della merda! Devo fare la corrente a questa stanza. Non posso nemmeno arrampicarmi, ma proprio, ma... Ma gioca, sei un figlio della merda, sei... L'unica cosa sarebbe tornare indietro... Allora, seguire il filo che... mi porta qui... A sta porta qua... Guardate Wayne, come posso... Ah, qui c'è la... La... come si chiama? La... liberarmi. Stati calmo, eh. Grazie, stai bene. Sì, questi teppisti me li mangio a colazione. Certo. Che cosa stavano facendo qui dentro? Quelli che non mi stavano pestando sono andati da quella parte ad armeggiare con le centraline elettriche. Non ho capito bene. Per chi non conoscesse, fu il, se non mi sbaglio, che avevano messo questa centralina. Sarà più difficile di prima, ma è un rischio che devo correre. Fu quando mi guarda. Ai cazzo, ha rilasciato il gas. Sofia, donna mignotale, ha rilasciato il gas. Tolto il gas da dove... Sì, vabbè. Ha tolto la casa da dove dovevo passare, vabbè. A quanto pare ho tolto la corrente al generatore qui di fronte.
Però ho trovato questo. Wake up. No, niente. Oh, un'altra mappa dei segreti. Tu sai come si legge una mappa, vero, detective? Tu sai che te ne devo andare a fare in culo, vero? Becille? Sentilo! Non vedo l'ora! Ma sentilo! Ma nemmeno il peggior dittatore fa una pensata del genere, cazzarola! Cioè, sono una cosa almeno da mia... Ecco, la possibilità di darmi un altro potenziamento. E così, ora ci togliamo l'ultimo potenziamento della bat armatura. Così che già per l'armatura siamo a posto. Poi, a te che devo sistemare, li sbloccherò più avanti, ok. Ok, i prossimi che devo sbloccare sono questi tre, 1, 2, 3, così già a tutto questo punto abbiamo sbloccato, poi devo sbloccare questi tre, questo e anche questo, ok. Destra, sinistra, non c'è niente. Questa sfida può essere... Ma che cazzo lo so sentire? Usare il rampino, meglio arrampicarsi alla vecchia maniera. Ma sentilo, un goccio di questo, un passaggio di quello, ma sentilo.
aiutatemi! Rispondi. Ok. Colloquio con la paziente Pamela Lillian Ashby, 14 novembre, ore 10:21. Ciao Pamela. Oggi vorrei tornare a una cosa che hai detto durante l'ultimo colloquio. Chiedimi tutto quello che vuoi. Hai detto che la tua prima offerta di aiuto ad Ottawa è stata respinta. È possibile che tu ci creda veramente? Cosa, ma erano passati quelle dell'ice, ma hanno perso due cose a mia mamma, quindi per il momento aiutatemi, per favore, qualcuno mi tiri fuori di qui. Nel giardino c'è un solo ripostiglio, qualcuno usa il tetto per certe cose. Senti, sta per arrivare Batman, se lo vedi spedisce all'inferno quelle lagne dei dottori. L'inferno è quello sotto, giusto? Questo significa che c'è qualcuno. E che te pareva sì, che non c'era. Cadranno tutti. Bene, e ricorda, se senti scattare un collarino, significa che Batman è qui. Minchia, quando andrò a far scattare. Gli uomini di Joker indossano il collarino di sicurezza. Il primo da eliminare è l'operatore. Batman è praticamente morto. Pace, dottore! La fortuna non gira dalla tua parte! Addio! Troppo facile! Ti ho suonato come un violino e ti si sono rotte le corde! Riproviamo, penso che dovrei... Ti piace? Oh sì, Steven, lo adoro. Che fiore meraviglioso. Ti spiace se lo tengo? Oh no, Pamela, non posso lasciartelo. Va contro le regole. Te lo porto quando vengo a farti visita. Ma mi conosci, Steve? Mi sento così sola, abbandonata. E tu non vuoi che io mi senta sola, Dio? Che puttana. No, niente affatto. Tienilo. Ma non farlo vedere a nessuno. Davvero, a nessuno. Puoi fidarti di me, Steve? Grazie. Che puttana. E adesso dammi un bacio. Non posso. Ci vedono. Non guarda nessuno. Che cosa ti prende? Non mi ami? Chiamami Ivy. Certo che ti amo. Che coglione. Si è fatto infiorocchiare qualcosa. Ok.
poi... Batman è praticamente morto. Devo aspettare che quello si sposta per passare di lì. Ok. Faccia di uno qui. Okay. Vai. Joker vuole fermarlo e io lo farò. È stata la minaccia peggiore, ma gli ostaggi sono ancora in pericolo. E così hai capito il mio piano, Batman? Hai sentito? Allarme! Non sareste capaci di fermare un taxi! È qui! Joker ha previsto una sorveglianza all'ingresso dell'impianto produttivo di Titan. Dovrò seguire la pista di Harley per trovarlo. Mi spiace. Pensavo di lavorare per la dottoressa Young. Non immaginavo che ci fosse di mezzo Joker fin quando non ha fatto irruzione in laboratorio. Dov'è il laboratorio? Là dietro, per passare vengo sempre controllato. C'è una porta nascosta, ma... beh, è nascosta. La troverò, resta qui. Io qui ci lavoro? Che senso ha uccidermi? Ok, proviamo a passare ora di qui. Se non ero qui... ah, ecco qui, ti pareva. Quindi, adesso devo far così.
Sì. Scoperto il nostro laboratorio segreto. Visto che siete arrivati qui, vi faccio vedere quello che ho preparato. L'impianto di produzione di Titan, ma Joker è scappato con materiale sufficiente per causare problemi a tutti. E tu che pensavi che non potesse andare peggio? Hanno usato un ibrido di Venom vegetale per creare la variante del Titan. La soluzione sta nella pianta e c'è solo una persona ad Arkham che può darmi una mano. Cosa ti fa pensare che Ivy sia disposta ad aiutarti? Se le sue piante sono in pericolo, mi starà ad ascoltare. Ho un campione della sua firma al ferormone. Deve essere nei giardini. La troverò. Lupo Chiotti, spero che questo nuovo episodio di... Madonna, come è rovinato Batman. Vediamo se si vede bene alla luce, sì. Lupo Chiotti, spero che questo nuovo episodio di Batman Arkham Asylum vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un commento e mi piace. Come sempre vi invito anche a passare su tutti i miei profili social, che come in ogni video trovate in descrizione, a commentare e condividere il video e a passare sul canale dove troverete tanti nuovi video. E niente, Lupo Chiotti, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!